Buongiorno a tutti, benvenuti, bentornati sul nostro canale. Questa mattina siamo in Val di Susa, stiamo facendo il giro delle borgate. Buongiorno a tutti, oggi sì, ci troviamo sopra South Doulx. Siamo partiti dalla borgata Amasà e faremo un giro toccando le borgate di Subra, Vason, Pirmenò e torneremo poi ad Amasà chiudendo un bellissimo giro ad anello. Ha nevicato da poco, quindi neve fresca. Ok, andiamo, dai, vi accompagniamo alla scoperta di queste bellissime borgate. Andiamo. Questo giro si presta benissimo in questo periodo perché è una camminata facile, tranquilla, in un contesto veramente magnifico e in questi giorni in cui magari c'è da smaltire un po' di panettoni o insomma di vino, di bagordi natalizi e soprattutto ritrovare un po' la pace, la tranquillità e il silenzio dopo tutti i discorsi sentiti e magari la confusione con cui insomma si può essere stati in questi giorni. Questo è proprio il posto ideale dove ritrovare un po' di pace, silenzio e tranquillità. E intanto fare una bella passeggiata. Siamo quasi arrivati alla borgata di Subra, dopo circa una mezz'oretta di cammino da Amasà. Camminata piacevole, con neve fresca, non troppo alta, quindi non si fa troppa fatica. Periodo natalizio, quindi in queste borgate sono stati allestiti tanti piccoli presepi un po' sparsi qua e là, presepi o comunque decorazioni che richiamano il tema natalizio. Adesso da Subra ci dirigiamo alla prossima borgata che è Vason e a seguire Pirmenò. Stiamo arrivando alla borgata di Vason, la penultima che visiteremo oggi. Qui è anche presente il rifugio La Chardeuse, poi dopo questa borgata scenderemo giù alla borgata Pirmenò. Sembrava dovesse uscire il sole, invece si è di nuovo chiuso un po' tutto. Peccato perché la zona merita. Parte di questo percorso lo avevamo fatto quando siamo saliti su al Côte-Olivier. Qui sopra vi lasciamo il link di quella gita folle perché eravamo sommersi nella neve, abbiamo salito tutto in ginocchio quasi. Un massacro. Sì, è il punto diciamo di partenza, non di partenza, ma da qui comincia la salita poi quella ripida al Côte-Olivier. Se siete in cerca di qualche idea, qualche spunto per altre borgate da visitare nel periodo natalizio, c'è la borgata di Vrù nelle valli di Lanzo, vi lasciamo qui sopra il link al video, dove nel periodo natalizio vengono allestiti, viene allestito un presepe a cielo aperto e c'è anche il presepe meccanico, molto bello da visitare. Date un'occhiata, è una buona idea per questo periodo.
siamo arrivati alla borgata di Piermenò, ora un giro qui e poi giù ad Amazà alla macchina. Piermenò, riprendiamo il sentiero 715B e ci riportiamo giù ad Amazà. Ed eccoci arrivati in prossimità della borgata di Amazà, che chiude questo giro ad anello che abbiamo fatto oggi. Per le informazioni su questo percorso vi lasciamo come sempre due righe qua sotto nella descrizione e vi rimandiamo al blog www.esplorefotografo.it, dove ci sono anche tutte le immagini scattate. E con queste bellissime immagini dal drone noi vi facciamo tanti auguri di buone feste e vi diamo appuntamento al prossimo giovedì. Ciao! Ciao!